Fuck the continuity. Insomma, continuità cinematografica, vatti a fare benedire. Questa è una breve recensione di un libro che ho trovato illuminante, necessario e ben scritto, ben fatto, della mai troppo lodata Dino Audino Editore, che è la casa editrice italiana maggiormente specializzata in manuali del cinema. Infatti ha almeno una trentina di titoli, fra classici e meno, dedicati al cinema, ai vari aspetti, dal suono all'immagine, alla fotografia, regia, eccetera. Per quanto riguarda appunto la regia cinematografica, vabbè, io in un recente video ho recensito parecchi volumi di Dino Audino Editore. Ricordo che l'opera proprio indispensabile è l'ABC della regia in due volumi di Daniel Arihon, sempre di Naudino Editore, perché oggi invece vi parlo di Fuck the Continuity, perché in qualche modo è esattamente quello che serviva per completare gli altri due di cui ho parlato. Perché l'ABC della regia è un libro in due volumi scritto nel 1975, dà al giovane cineasta tutto quello che deve sapere per quanto riguarda la regia, dalla composizione, le regole della ripresa, gli assi visivi, il campo, la regola dei 180, la nomenclatura dei vari campi e delle varie inquadrature, l'utilizzo del crane, della gru, insomma di tutto il carrello, eccetera, 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 più le nozioni di montaggio. Però essendo fermo a 1975, al di là che non considera la leggerezza dell'apparecchiatura digitale, c'è da dire che è un libro estremamente classico. Questo qui invece, come suggerisce il nome, si dedica appunto a far comprendere come e quando, fornendo tanti esempi, la continuità cinematografica possa farsi benedire. Quindi le regole sostanzialmente della regia classica possano farsi benedire. Però dobbiamo parlare di due cose. Uno, cos'è la continuità cinematografica, perché ovviamente ancora non lo sa. Diciamo che il grande sistematore, diciamo, del cinema moderno, vale a dire Griffith, quello di Nascita di una nazione, ormai 100 anni fa codificò, diciamo, questo modo che viene chiamato del montaggio invisibile o del decoupage cinematografico di confezionare i film, cioè riprendendoli a pezzettini, quindi con delle inquadrature che però devono avere delle regole, e montando insieme queste inquadrature. Questo, secondo l'idea del montaggio invisibile, vale a dire che lo spettatore sembra che sta nella scena che sta accadendo in quel momento e non si rende conto in realtà che sono tutti pezzettini, sono tutti montati e staccati, appunto con degli stacchi sono uniti in montaggio. Questa è la teoria che vale fino ad oggi, però ci sono tante eccezioni alle regole, diciamo così, per mantenere questa continuità e questo montaggio invisibile, e in alcuni casi, ormai resi più o meno classici, insomma neanche più tanto di avanguardia, per interrompere la continuità, infatti si parla di montaggio non continuo o montaggio visibile, di derivazione soprattutto dei videoclip, in qualche modo anche della pubblicità e della televisione, però anche il cinema ha importato un certo modo, diciamo almeno in alcune parti di un film, di montare le sequenze, di montare le varie inquadrature. L'esempio più classico che potrei fare è il jump cut, e vi rimando, insomma, su YouTube troverete sicuramente tanti esempi di jump cut. Ora, Miguel Lombardi, l'autore di Fuck the Continuity, ovviamente essendo un assistente regista di Hollywood, quindi un personaggio assolutamente conoscitore di tutte le regole, ovviamente sa bene che non ha nessun senso l'atteggiamento che può avere il ragazzino un po' presuntuosetto, no? Che spesso ce ne sono in tutte le arti, che dice: io non voglio avere una grande conoscenza delle regole dell'arte a cui mi sto approcciando, perché voglio essere libero di esprimermi senza le costrizioni delle regole. Questo è un ragionamento romantico che viene spesso fatto in fotografia, in pittura, in scultura e nelle belle arti, insomma, e soprattutto al cinema, ma è assolutamente una colossale stupidaggine, perché nessun'arte può fare a meno della tecnica e del corpo teorico, no? Anche per esempio pensiamo alla regia, che è stato codificato negli anni. Vero è che la cosa divertente per un artista è infrangerle, ma infrangerle con criterio. Soprattutto la regola dovrebbe essere infrangerle coscientemente, sapendo quali sono e non facendole in maniera gratuita, ma per esprimere qualcosa. Faccio un esempio classico: riprendere in maniera sporca con lo spallaccio che si muove, o anche montare in una maniera scavalcando il campo e con delle inquadrature che sono composte in maniera
diciamo sbagliata, accostando delle inquadrature troppo ravvicinate, quindi campo su campo, sarebbe un errore. Ma se io voglio esprimere una grande concitazione o voglio esprimere una confusione mentale, magari il personaggio è ubriaco, eccetera eccetera, ha un senso infrangere la regola di come si montano, di come si scelgono le inquadrature da attaccare l'una vicino all'altra, o la regola di usare un movimento dolce con lo spallaccio o con le varie attrezzature per creare un movimento dolce, e quindi avere un movimento a scossoni o avere un montaggio sporco perché c'è un'esigenza espressiva. E quindi è un po' come Picasso, che era perfettamente in grado di dipingere in maniera classica. Se andate a Barcellona al museo a lui dedicato, ci sono i suoi studi giovanili, lui ha studiato belle arti, le proporzioni, come si disegna, come si dipinge, il colore eccetera. Poi dopo tanti studi, tante influenze, arrivò al cubismo, ma non è che ha fatto uno scarabocchio, ha detto io non voglio sapere niente della pittura e delle sue regole. La stessa cosa è per il cinema, e questo bellissimo libro insegna innanzitutto in maniera molto riassuntiva e efficace le regole della continuità, quindi come creare le sequenze, come montarle in modo da rimanere nella regola della continuità, in modo che lo spettatore in maniera fluida e senza avere disorientamento riesce a seguire i personaggi che fanno un dialogo, riesce a seguire come geograficamente è ubicato un posto, eccetera eccetera. E poi insegna in che maniera storicamente i grandi registi hanno infranto le regole. Peraltro, diversamente da come può sembrare, questa è una cosa che si fa già dagli anni 40. Ci sono degli esempi di Hitchcock che in realtà ha infranto le regole. Ci sta il famoso campo contro campo col seggente Hartman di Kubrick in Full Metal Jacket. Quindi sono delle regole che sono state infrante già molti anni fa, e spiega in qualche maniera il perché e il per come questo può essere fatto e questo come è stato fatto. Lo spettatore ormai è smaliziato dopo tanti anni di fruizione di fiction, quindi di film per la televisione, insomma è abituato agli stacchi, è abituato al montaggio, e quindi in realtà è assolutamente meno disorientabile di come poteva essere agli albori del cinema. Quindi questo è l'assunto di base, però sempre ricordando che quando non c'è nessun bisogno di infrangere una regola di continuità, effettivamente farlo per lo sfizio di fare significa così fare il fighetto che vuole fare il film autorale, ma in realtà se è gratuito e fine a se stesso probabilmente possiamo dire che è sbagliato. E quindi attraverso questi capitoli viene spiegato il concetto di asse visivo e della regola dei 180 gradi, viene spiegato come, quando e perché si può infrangere, vengono spiegati i raccordi sul movimento e più in generale i concetti di raccordo fra le inquadrature e le sequenze, viene spiegato diciamo anche a livello di composizione come devono essere fatti i frame per essere accostati, e anche in questo caso come infrangere queste regole. Ci sono degli esempi veramente divertentissimi. Secondo me il più fantastico, che io non conoscevo, è la realizzazione di Sergio Leone C'era una volta in America, dove in realtà alcune sequenze dove ci sono campo e controcampo che sembrano fatti in un ambiente, in realtà ci sono tre location di tre continenti diversi o di tre posti comunque lontanissimi. Per esempio c'è una situazione campo contro campo all'esterno di un albergo dove il campo è a New York e il controcampo in Canada. Delle cose incredibili proprio sul film di Sergio Leone C'era una volta in America. E come questo poi ci sono tanti aneddoti e tante chicche sulla storia del cinema e di come appunto queste regole siano state scavalcate dai grandi registi. Bene, quindi comprate assolutamente, lo metto anche in descrizione, questo libro veramente, che insieme all'ABC della regia si può dire che questi tre volumi veramente vi danno tutto quello che c'è da sapere sulla regia cinematografica. L'appuntamento è su questo canale a parlare ancora di videomaking insieme. Grazie e iscrivetevi al canale.